queste dunque le voci raccolte, alcune delle voci raccolte durante lo sciopero della CGIL. Come vedevamo prima in diretta, c'è stato in serata anche il presidio della FIOM a Piazza Navona a Roma contro la manovra, chiuso dal discorso del segretario Landini, presidio che continua. Alcuni attivisti hanno deciso di passare la nottata in piazza. Il nostro inviato Pino Finocchiaro ha intervistato Emidia Papi dell'esecutivo nazionale dell'Unione Sindacale di Base, che gli ha spiegato le ragioni della protesta. Sentiamo. Allora, invece di Emidia Papi sentiamo Cremaschi, Giorgio Cremaschi, presidente del comitato centrale della FIOM, ai microfoni sempre del nostro inviato Pino Finocchiaro, che ha chiesto l'intervento del capo dello Stato e ha attaccato duramente il leader della CISL Bonanni. Sentiamo. Una giornata di lotta alla quale il governo risponde con durezza. Sì, risponde con sordità e chiusura, mette la fiducia e peggiora ancora il provvedimento, perché colpisce le pensioni delle donne, pare almeno a quest'ora, poi magari domattina è cambiata e colpisce qualcun altro. Aumenta l'IVA, che vuol dire aumentare i prezzi, non bisogna dimenticare, aumentare l'IVA significa aumentare i prezzi dei beni di necessità delle persone, aumentare i prezzi in una situazione da quale i salari stanno calando, quindi significa far star peggio la gente. E poi fa questa elemosina, ridicola elemosina del 3% sui redditi oltre i 500.000, è un'elemosina offensiva. Cioè pagheranno, i ricchi pagheranno 80 milioni di euro per una manovra da 100 e rotti miliardi. Sì, appunto, è un'operazione, appunto, un'elemosina, fanno fare un'elemosina, nello stesso tempo viene confermato questa vergognosa operazione dell'articolo 8, che io lo voglio dire, non è solo la libertà di licenziare, questa è quella che si dice più facilmente, è la libertà di fare qualsiasi cosa. Sì, perché incide anche sulla mobilità. Su tutto, cioè due privati, un'azienda e un sindacato compiacente si mettono d'accordo che nella loro azienda, nel loro territorio, per tutti i lavoratori non valgono più i contratti e le leggi dello Stato italiano. È un principio medievale, come quando i baroni avevano il diritto nel loro territorio di non rispettare la legge del re. È una cosa mostruosa, è assolutamente incostituzionale. E io mi auguro che il Presidente della Repubblica ci dia un'occhiata, perché questo non si può passare il principio che i privati mettono in discussione le leggi dello Stato. Bonanni, e introduciamo il discorso della conflittualità all'interno del sindacato in questo momento, ha detto noi non applicheremo deroga. Non c'è da fidarsi di Bonanni, perché poi quando è di fronte al tavolo firma qualsiasi cosa, ha firmato tutti gli accordi possibili e poi dice noi non applicheremo le deroghe, le ha firmate a Pomigliano, a Mirafiore, voglio dire, è come si dice, è la mosca che dice non mangio il miele, non mi dispiace ma non è credibile. Bonanni ha detto un'altra cosa, la CGIL ha dovuto pagare un prezzo alla FIOM, questo sciopero generale l'ha voluto la FIOM, non la CGIL. Guardi, questo sciopero generale l'hanno fatto, noi abbiamo le nostre posizioni, io ho le mie posizioni critiche in CGIL, ma questo sciopero l'hanno fatto milioni di lavoratori, anche non iscritti alla CGIL, anche di altri sindacati, penso al sindacalismo di base. La verità è che il paese paga un prezzo al governo Berlusconi e al fatto che Bonanni è sempre d'accordo con Berlusconi. Altro tema delle proteste di quest'oggi, la mancata asta delle frequenze televisive per sanare almeno parte del bilancio. L'inviato Pino Finocchiaro ne ha parlato con il senatore del Partito Democratico Vincenzo Vita. Sentiamo. Senatore Vincenzo Vita è un esperto di comunicazione del PD e proprio in questo momento tutti discutono di un aspetto che appare preoccupante. Il governo poteva mettere all'asta le frequenze che rimangono e invece non lo fa, quindi rinuncia questa manovra a quanto in termini economici? Ma attorno ai 2 miliardi di euro di un'entrata che poteva essere certa per un verso e per un altro alleviare i tagli che accompagnano questo decreto, tagli virulenti che colpiscono i settori numerosi della società, i ceti medi, i ceti popolari. Perché non è accaduto questo? Vorrei spiegare meglio in due parole di che si tratta.
le frequenze digitali vengono in un blocco assegnato con un'asta competitiva che è in corso per i gestori di telecomunicazione, mentre invece, e non curiosamente perché c'è conflitto di interessi, c'è il Presidente del Consiglio che è anche proprietario di Mediaset, per la parte televisiva vengono invece assegnate gratis.